Quella dei miei occhi non ho visto lui, ma non la toccate perché è una funzione fondamentale. E fu effettivamente l'unica istituzione non fascistizzata di organizzazione ed elaborazione da cui poi sarebbero nati, lo sappiamo, tutta la generazione di cattolici democratici del dopoguerra. Sapete cosa disse Mussolini nel 31, quindi Patti Lateranensi, proprio quando si faceva intervistare, leggetelo in parallelo, questa cosa grandiosa, si faceva intervistare da lui, io ho baciato una mano al Papa così, in privato, ma registrato e mandato alla storia, disse: non ci costringa il Papa a levare sulle spalle della sua tonaca la polvere dei nostri manganelli, e se proprio non dovesse ricordarsene, si ricordi che sulle porte delle chiese della Romagna c'è l'aquila ghibellina. Ecco, questo per capire questa ambiguità profonda, del personaggio. Sì, chiedo scusa. No, interessante questa cosa che diceva prima. Interessante questa cosa che diceva prima dei militi che lui pagava alle vedove dei soldi. Questa è una cosa che a scuola non si è studiato. Cioè, io non ho studiato molto bene, ma non c'era praticamente insegnata. Quindi lui aveva, tra virgolette, una sorta di cuore e pagava dava questi soldi a queste vedove, eh? Per capire meglio. Sì, storia. Adesso dovrei. Non mi ero preparato particolarmente sui nomi e le date, però è risaputo che comunque Mussolini privatamente sovvenzionava, beh, bombacci un caso, interveniva personalmente per aiutare a trovare il lavoro anche a quelli emarginati che avevano fatto le loro anche i ripensamenti. Perché? Perché probabilmente era un modo per dire: vabbè, tu hai ammesso che il socialismo è fallito, sei un comunista pentito, io non ti lascio in rovina, ti aiuto, ti sostengo. E lo faceva a diversi livelli. È abbastanza la cosa della guerra di Spagna, dove Mussolini intervenne per arginare il trionfo e il dilagare del bolscevismo e quindi lo ravvicinò pericolosamente alla Germania. È una cosa abbastanza sorprendente, se vogliamo, perché in tutta la vita di Mussolini, che poi riaffiora appunto con questo tentativo disperato della socializzazione delle fabbriche, della Repubblica Sociale, forse non si sa quanto sincero, quanto posticcio, quanto ispirato così, ma in tutta la sua vita Mussolini cercò in qualche modo di preservare anche degli spazi, degli spiragli di libertà e di dissenso a chi, alle persone con le quali aveva fatto un pezzo di strada o che riteneva comunque degno di rispetto. Un caso per esempio è Il Lavoro di Genova. Il Lavoro è stato l'unico quotidiano socialista a continuare le pubblicazioni per tutti gli anni 20 e 30. Il Lavoro di Genova è stato l'unico giornale, questo andrebbe veramente studiato, lo dico da giornalista, perché i bellissimi libri di Murialdi, i bellissimi volumi usciti sulla stampa nel ventennio, non c'è un lavoro organico che vada a studiare dal punto di vista della libertà di espressione, e invece la persistenza di questo foglio che è appunto Il Lavoro di Genova, che continua adesso un quotidiano socialista che si permetteva di fare una velata critica, ma tollerata, assolutamente permessa da Mussolini al regime. E questo è di nuovo il discorso, l'Avanti, e torniamo all'Avanti. L'Avanti era un giornale che era stato diretto da Mussolini prima di fondare il Popolo d'Italia, e lui aveva questa, invece, forse questa volontà distruttiva verso quelli che sembravano i simboli con i quali aveva lottato, e d'altra parte aveva questa dualità, questa duplicità, aveva invece degli atteggiamenti permissivi e addirittura soccorrevoli, caritativi, umanitari nei confronti di lui. Io credo che questi aspetti così, diciamo, imprevedibili o poco noti di Mussolini sono dovuti al fatto sostanziale che era italiano e che era romagnolo. Che vuol dire? Che non so se voi conoscete romagnoli, è gente di cuore, sanguigna, magari un po', c'è qualche carattere che assomiglia un po' agli
agli irlandesi. Ma mai feroce. Cioè botte sì, ma come gli irlandesi, botte da un sacco di cazzotti, però insomma. Bravi ragazzi. E poi finita la scazzottata si va a bere insieme. Comunque io vi ringrazio di aver con pazienza ascoltato quello che abbiamo detto. Spero che leggiate questo libro, spero che qualcuno di voi dopo averlo letto mi faccia le sue critiche, me le dica, me le scriva. Tra l'altro, così come notizia finale, vi dico che oltre che nell'edizione cartacea c'è anche l'ebook distribuito da Amazon. E quando come è noto, quando si compra un libro da Amazon si lascia poi il giudizio finale, si può scrivere, eccetera. E proprio recentemente è uscita anche, sempre solo come ebook, non per adesso cartacea, è uscita anche l'edizione inglese. Allora, grazie a tutti. Saluto, davvero un bel applauso per la qualità del nostro relatore e per l'argomento.